Coffee Break, una notizia al giorno commentata finché dura. Squid Game, questa serie televisiva che, per chi non lo sapesse, per chi è rimasto in un bunker come i giapponesi nella seconda guerra mondiale, per chi non lo sapesse, è questa serie televisiva dove 400 persone vengono sfidate a questi giochi per bambini ma mortali. Quindi si passa dal 1-2-3 stella, che se ti muovi la bambina ti vede, ti spara, a leccare, alla fine si lecca per riuscire a rompere un biscotto senza romperlo, staccarlo senza romperlo dalla propria formina. Cose di questo tipo. Successo planetario, ben 111 milioni di persone nel mondo lo hanno visto per almeno 2 minuti. È un numero molto molto grosso, che è Netflix che possiede i diritti di questa serie, che ha fatto vedere a Netflix, ha fatto venire gli occhietti a forma di dollaro. Io mi sono organizzato con un po' di materiale per spiegarvi che cosa vuol dire, che cos'è il fenomeno Squid Game. Partiamo da un paio di presupposti. Squid Game è costato a Netflix 21.4 milioni di dollari totali. E per capire quanto sia stato economica la produzione di questa serie TV, vi faccio dei paragoni, così uno si rende conto di che cosa vuol dire. WandaVision è costata 25 milioni di dollari a puntata per 9 puntate. Avete capito? Squid Game è costato 21.4 milioni di dollari totali. WandaVision è costata 25 a puntata. Ok, altri numeri giusto per capire un po' com'è l'andazzo, perché tra l'altro c'è tutto un settore, un mondo che sta veramente bollendo. La Disney, quando ha acquisito nel 2009 i diritti di Marvel, quindi tutto quello che oggi conosciamo, è costato 4 milioni di dollari. Ok? Solo l'acquisizione, cioè solo il poter dire ok ce l'ho, posso iniziare a fare le riprese, ok? Quello che invece deve uscire adesso, che uscirà nel 2021-22, non mi ricordo quando deve uscire, Il Signore degli Anelli di Amazon costerà, perché ancora non è finito, costerà 465 milioni di dollari. 465 milioni di dollari, considerando che c'è un foglio considerando che i soli diritti di produzione ne sono costati 250 nel 2017, sempre da parte di Amazon. Tutto questo sta creando una grandissima voglia, cioè il successo che ha avuto una produzione coreana con un budget così limitato sta facendo venire una gran voglia a tutti i grandi streamer di produrre fuori dagli Stati Uniti d'America, perché a quanto pare produrre una serie televisiva negli Stati Uniti d'America costa tanto, è molto costoso, e l'altissimo successo con il bassissimo costo che ha avuto questa produzione coreana sta facendo muovere i big verso quel tipo di produzioni in quella regione. Ad esempio Disney ha in programma, se non ricordo male, 27 nuove serie TV fuori dagli Stati Uniti, là, zona Corea. Per farvi capire il livello, diciamo, a che livello siamo, sono andato alla ricerca di un po' di merchandising riguardante quello che si può trovare Squid Game. Si parte da, ve l'ho messo in ordine di cose strane. Allora, partiamo dalle cose normali. Il vestito. Se avete visto Squid Game sapete che questo è uno dei personaggi che controllano un po' i giochi, e nel periodo di Halloween adesso c'è anche Luca Games, vuoi non vestirti dai personaggi di Squid Game, sarà pieno di questi personaggi, io già lo so, me lo sento. Poi ovviamente all'interno del gioco, all'interno della serie TV, ci sono anche i vestiti
dei personaggi che effettivamente fanno i giochi, diciamo è la tuta da carcerato, se vogliamo chiamarla in questo modo, la tuta da carcerato. Per poi passare alle cose più semplici, le magliette. Le magliette con i simboli, adesso ne ho preso una ad esempio, ma si trova veramente di tutto, le magliette con i vari simboli. Andiamo su qualcosa di un pochino più particolare, perché poteva mancare la borraccia? Dimmi, poteva mancare? No, non poteva mancare la borraccia. Passiamo a quello che secondo me potrebbe andare tanto, io già ne vedo in giro di questi qua. I biglietti da visita in formato Squid Game, quindi la possibilità di dare a qualcuno i biglietti con i tre simboli e il numero di telefono dietro. Procediamo su, ecco, questa già potrebbe prendere una piega sbagliata nelle famiglie. Le forme per fare i biscotti che poi generano il gioco di dover staccare le forme che ne escono. Se non avete visto la serie TV, giustamente vi sembrerà tutto strano, però all'interno della serie TV c'è. Questo potrebbe essere molto interessante. La sveglia con la bambina che fa 1, 2, 3 stella, che ho visto il video, in pratica la bambina all'orario apre la bocca, si gira verso di te e ti lancia un dardo di plastica per svegliarti. La sveglia della bambina da 1, 2, 3 stella. E per finire, ecco, cosa molto molto interessante per il periodo, il calendario dell'avvento di Squid Game, 24 caselle con merchandising di Squid Game. Secondo me anche questo potrebbe assolutamente essere interessante. Tutti i link ve li metto in descrizione, così potete vedere che cosa hanno creato, cosa costa, se è recuperabile in tempi brevi. Vi consiglio, se volete comprare questa roba, di comprarla in tempi brevissimi, immediatamente, perché le tempistiche sono abbastanza dilatate, ci si sta avvicinando al periodo di Halloween, ci si sta avvicinando a Lucca Games, quindi se volete acquistare quel merchandising qua, vi consiglio caldamente di acquistarlo ora, di non perdere tempo. Tutti i link, ripeto, sono in descrizione. Il concetto qual è? Che sono numeri spaventosi, basati alla fine a livello di business, a livello di costi effettivi, su una produzione che è costata molto molto poco. Quindi tutte le case cinematografiche si stanno spostando già su una produzione di questo tipo, quindi aspettatevi un sacco di produzioni coreane, perché gli costa meno e gli frutta tanto.